Se hai bisogno di soldi, vuoi un'aggiunta dell'Axo o completi mudati, non esitare a contattarmi. Iscriviti a tutti i miei gruppi Telegram, Next Gen e All Gen, ragazzi. Iscrivetevi a tutti i miei social e se siete da PS, in descrizione trovate i gruppi anche per PlayStation. E adesso al nuovo video. Bentornati, raga. Qua è Savix che vi parla. Allora, ragazzi, oggi vi porto, ragazzi, un glitch bomba per andare in God Mode, ragazzi. Non ci potrà uccidere nemmeno il CEO con l'attività. L'unico modo per perdere vita, raga, sarà solo il taser. Ma non moriremo, perderemo soltanto vita. Intanto guardate il nostro Filippo cosa ci combina, che si bugga da tutte le parti ogni volta. Ringraziamolo per questa attività, ragazzi, moddata, che ha creato per noi, e anche tutte le altre che ci crea per scambiare. Quindi, ragazzi, prendete l'attività per Xbox che vi lascio in descrizione, anche per Play vedrò di lasciarvele tutte, raga. E una volta che la avviate, tranquillamente la startate come se fosse una qualsiasi attività. Sarà una gara all'interno dell'arena War. Quindi, ragazzi, a questo punto, una volta all'interno dell'attività, fate questo giro, dovrebbero essere uno o due giri, ragazzi, e completate la gara. Non cambia niente se la fate in due o se la fate da soli, ragazzi. L'importante è che concludete entrambi o chi la starta la gara. A questo punto, una volta terminata, aspettiamo che ci dia la lobby, ragazzi, e non tocchiamo niente, ok? Quando saremo in questa schermata, noi dovremo cliccare su Free Mode. A questo punto, una volta che abbiamo cliccato tutti quanti su Free Mode, ragazzi, spawneremo in lobby. Ragazzi, è assurdo quello che ci succederà. Saremo in God Mode. Penso sia la God Mode più simpatica di sempre, ragazzi, insieme a quella della Issy che vi ho portato prima dell'aggiornamento, che tra l'altro funziona ancora, ragazzi. Lasciate un like, lasciate un commento, iscrivetevi, ragazzi, perché è importante per me. E sbada bam al prossimo video. Buona visione.